fin dagli albori della civiltà, l'uomo ha fissato con soggezione le stelle, chiedendosi cosa siano e come siano arrivate lì. Sebbene in una notte limpida si possano vedere ad occhio nudo circa 6.000 stelle, Hubble e altri potenti telescopi indicano che ce ne sono migliaia di miliardi, raggruppati in oltre 100.000 miliardi di galassie. Tuttavia, prima del XX secolo, la maggior parte degli scienziati credeva che la nostra galassia, la Via Lattea, fosse l'intero universo e che esistessero soltanto circa 100 milioni di stelle. La maggior parte degli scienziati credeva che il nostro universo non avesse mai avuto un inizio, e si credevano che massa, spazio ed energia fossero sempre esistiti. Ma all'inizio del XX secolo, l'astronomo Edwin Hubble ha scoperto che l'universo si sta espandendo. Riordinando matematicamente il processo, ha calcolato che tutto l'universo, compresa la materia, l'energia, lo spazio e persino il tempo stesso, ha effettivamente avuto un inizio. Molti scienziati, incluso Einstein, hanno reagito negativamente in quello che più tardi Einstein chiamò il più grande errore della mia vita. Egli eluse le equazioni per evitare l'implicazione di un inizio. Forse l'avversario più esplicito di un inizio dell'universo è stato l'astronomo britannico Sir Fred Hoyle, che ha soprannominato sarcasticamente l'evento della creazione Big Bang. Egli si è attenuto ostinatamente alla sua teoria fissa, secondo cui l'universo è sempre esistito. Così hanno fatto Einstein ed altri scienziati finché le prove di un inizio divennero schiaccianti. L'ovvia implicazione di un inizio indica che qualcosa o qualcuno, al di là dell'indagine scientifica, deve aver dato inizio a tutto. Alla fine del 1992, gli esperimenti sui satelliti COBE hanno dimostrato che l'universo ha davvero avuto un inizio in un dato tempo, con un incredibile lampo di luce ed energia. Sebbene alcuni scienziati lo chiamassero il momento della creazione, la maggior parte preferì chiamarlo Big Bang. L'immagine suggerisce l'esplosione di una bomba cosmica all'idrogeno. L'istante in cui è esplosa la bomba cosmica ha segnato la nascita dell'universo. La scienza per ora non è in grado di dirci cosa o chi abbia causato l'inizio dell'universo, ma alcuni credono che indichi chiaramente un creatore. Il teorico britannico Edward Mile ha scritto un trattato matematico sulla relatività, che ha concluso dicendo: quanto alla causa prima dell'universo, nel contesto dell'espansione la si lascia al lettore, ma il nostro quadro è incompleto senza un lui. Un altro scienziato britannico, Edmund Whittaker, ha attribuito l'inizio del nostro universo alla volontà divina che costituisce la natura dal nulla. Molti scienziati sono rimasti colpiti dal parallelo di un evento creativo dal nulla, unico nel tempo, con il racconto biblico della creazione in Genesi. Prima di questa scoperta, alcuni scienziati consideravano il racconto biblico della creazione dal nulla come non scientifico. Sebbene si sia definito un agnostico, Jastrow è stato costretto dall'evidenza ad ammettere che ora vediamo come le prove astronomiche conducono a una visione biblica dell'origine del mondo. Anche un altro agnostico, George Smoot, lo scienziato vincitore del premio Nobel responsabile dell'esperimento COBE, ammette il parallelo, dichiarando che non c'è dubbio che esista un parallelo tra il Big Bang come evento e la nozione cristiana della creazione dal nulla.
Gli scienziati, che erano soliti deridere la Bibbia come un libro di favole, ora stanno in sostanza ammettendo che il concetto biblico della creazione dal nulla è sempre stato giusto. I cosmologi specializzati nello studio dell'universo e delle sue origini si sono presto resi conto che un'esplosione cosmica casuale non avrebbe mai potuto portare alla vita più di quanto lo avrebbe fatto una bomba nucleare, a meno che non fosse stata progettata con precisione per farlo. E questo significava che un progettista doveva averla pianificata. Per descrivere questo progettista, hanno iniziato a usare parole come superintelletto, creatore e persino essere supremo. Vediamo perché. I fisici hanno calcolato che affinché la vita esistesse, la gravità e le altre forze della natura dovevano essere precise e corrette, o il nostro universo non sarebbe potuto esistere. Se il tasso di espansione fosse stato leggermente più debole, la gravità avrebbe riportato tutta la materia in un grande magma. Non stiamo parlando semplicemente di una riduzione dell'1 o del 2% del tasso di espansione dell'universo. Stephen Hawking ha scritto che se il tasso di espansione, un secondo dopo il Big Bang, fosse stato inferiore anche di una sola parte su 100.000 milioni di milioni, l'universo sarebbe crollato di nuovo prima di raggiungere le dimensioni attuali. Di contro, se il tasso di espansione fosse stato di una semplice frazione maggiore di quello che è stato, galassie, stelle e pianeti non avrebbero mai potuto formarsi e non saremmo qui. E affinché la vita esista, anche le condizioni del nostro sistema solare e del nostro pianeta devono essere proprio esatte. Ad esempio, ci rendiamo tutti conto che senza un'atmosfera di ossigeno nessuno di noi sarebbe in grado di respirare. E senza ossigeno l'acqua non potrebbe esistere. Senza acqua non ci sarebbero precipitazioni per i nostri raccolti. Anche altri elementi come l'idrogeno, l'azoto, il sodio, il carbonio, il calcio e il fosforo sono essenziali per la vita. Ma questo da solo non è tutto ciò che è necessario perché ci sia vita. Anche le dimensioni, la temperatura, la vicinanza relativa e la composizione chimica del nostro pianeta, del Sole e della Luna, devono essere esatti. E ci sono dozzine di altre condizioni che dovevano essere messe a punto per fare in modo che noi ora ci troviamo qui. Gli scienziati che credono in Dio potrebbero essersi aspettati una tale messa a punto, ma gli atei e gli agnostici non sono stati in grado di spiegare le straordinarie coincidenze. Il fisico teorico Stephen Hawking, un agnostico, scrive: il fatto notevole è che i valori di questi numeri sembrano essere stati adattati molto finemente per rendere possibile lo sviluppo della vita. Ma quali sono le probabilità che la vita umana sia nata per caso da un'esplosione casuale nella storia cosmica? Che la vita umana sia resa possibile da un Big Bang sfida le leggi della probabilità. Un astronomo calcolerebbe che le probabilità sono meno di una su un trilione di trilioni 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 di trilioni. Sarebbe molto più semplice per una persona cieca, in un solo tentativo, trovare un granello di sabbia appositamente contrassegnato su tutte le spiagge del mondo. Un altro esempio di quanto sia improbabile che un Big Bang produca la vita è che una persona vinca oltre 1.000 lotterie consecutive da mega milioni di dollari dopo aver acquistato un solo biglietto per ciascuna. Quale sarebbe la vostra reazione a una notizia del genere?
Impossibile, a meno che non sia stato architettato da qualcuno dietro le quinte, che è quello che penserebbero tutti, ed è ciò che stanno concludendo molti scienziati. Qualcuno dietro le quinte ha progettato e creato l'universo. Questa nuova comprensione di quanto sia miracolosa la vita umana nel nostro universo ha portato l'astronomo agnostico George Greenstein a chiedersi: è possibile che improvvisamente, senza volerlo, ci siamo imbattuti nella prova scientifica dell'esistenza di un essere supremo? Tuttavia, come agnostico, Greenstein mantiene la sua fede nella scienza piuttosto che credere in un creatore per spiegare alla fine le nostre origini. L'astronomia non è l'unico settore in cui la scienza ha individuato una progettualità. I biologi molecolari hanno scoperto un progetto intricato e complesso nel mondo microscopico del DNA. Nel secolo scorso, gli scienziati hanno appreso che una minuscola molecola chiamata DNA è il cervello che sottostà a ogni cellula del nostro corpo, così come ad ogni altro essere vivente. Eppure, più si scopre sul DNA, più si resta stupiti della brillante intelligenza che c'è dietro. Gli scienziati materialisti, che credono che il mondo materiale sia tutto ciò che esiste, come Richard Hawking, sostengono che il DNA si è evoluto dalla selezione naturale senza un creatore. Eppure anche gli evoluzionisti più accaniti ammettono che l'origine dell'intricata complessità del DNA è inspiegabile, perché la sua intricata complessità ha fatto credere al suo co-scopritore Francis Crick che non avrebbe mai potuto avere origine sulla Terra in modo naturale. Crick, un evoluzionista che credeva che la vita fosse troppo complessa per aver avuto origine sulla Terra, ha scritto: un uomo onesto, armato di tutte le conoscenze a nostra disposizione ora, non può affermare che in un certo senso l'origine della vita appare in questo momento quasi un miracolo, tante sono le condizioni che avrebbero dovuto essere soddisfatte per farla funzionare. La codifica dietro il DNA rivela una tale intelligenza da far vacillare l'immaginazione. Una semplice capocchia di spillo di DNA contiene informazioni equivalenti a una pila di libri tascabili che circonderebbero la Terra ben 5.000 volte. Il DNA funziona come un linguaggio con un proprio codice software estremamente complesso. Dawkins ed altri materialisti credono che tutta questa complessità abbia avuto origine dalla selezione naturale. Tuttavia, come ha osservato Crick, la selezione naturale non avrebbe mai potuto produrre la prima molecola. Molti scienziati ritengono che la codifica all'interno della molecola di DNA indichi un'intelligenza di gran lunga superiore a ciò che potrebbe essere accaduto per cause naturali. All'inizio del XXI secolo, l'ateismo del noto ateo Anthony Flew è finito bruscamente quando egli ha studiato l'intelligenza che regge il DNA. Flew spiega cosa gli ha fatto cambiare idea. Queste sono le sue testuali parole: quello che penso che il materiale del DNA abbia fatto è mostrare che deve essere stata coinvolta una forma di intelligenza nel mettere insieme questi elementi straordinariamente diversi. L'enorme complessità con cui sono stati raggiunti i risultati mi sembra opera di un'intelligenza. Ora, mi sembra che le scoperte fatte in più di 50 anni di ricerca sul DNA abbiano fornito il materiale per un nuovo ed enormemente potente argomento
a favore dell'esistenza di una progettualità. E questo video termina qui, ma fammi sapere cosa ne pensi. Se sei un evoluzionista e credi che la vita sia nata sul pianeta in maniera naturale, grazie a una serie di eventi, oppure sei un creazionista, quindi ritieni che qualcuno, un architetto, un'intelligenza superiore, abbia creato la vita. Fammelo sapere, ti aspetto nei commenti e ti ricordo che se vuoi sostenere questo canale ti basta un like o un'iscrizione nel caso non fossi iscritto. Potrei continuare a cercare storie e fatti per te, ma in ogni caso spero di rivederti molto presto nella prossima storia e nel prossimo video.